Già c'hai questa faccia con questo pallore fisso. Ti chiami Crisantemi. T'ho comprati i primi di novembre. Per cortesia, cerca di non gufare continuamente. Se no ti faccio rimanere nell'oculo tutta la panchina, tutta la vita. Ah! Ah, oui, oui, la fortuna viene a me. Oui, oui, qua, la fortuna viene qua. Ah, oui, oui, la fortuna non va lì. John Terry, l'ex capitano del Chelsea, non entrava in campo se non aveva fatto per ultimo la pipì. E se qualche suo compagno all'ultimo momento aveva uno stimolo improvviso, lui aspettava perché doveva essere l'ultimo. Paul Ince, centrocampista del Manchester, del Liverpool e dell'Inter, metteva la maglietta soltanto praticamente in campo, quando aveva ultimato il passaggio attraverso il sottopassaggio, il tunnel. Queste sono solo alcune delle scaramanzie che gran parte dei miti che abbiamo imparato a conoscere ed apprezzare per le loro doti tecniche, in qualche caso anche umane, si portano appresso. Debolezze? Può darsi. Di certo caratteristiche, ci si può ridere su, ma sono veramente tante, alcune delle più incredibili, tra l'altro, di tutti gli sport, al punto che io non le ricordo tutte, non posso, e allora mi toccherà leggere. Laurent Blanc, lo ricordate tutti? Il bacio alla pelata di un altro Laurent Barthes, il portiere, prima di ogni inizio della partita della Francia. Neil Warnock, ex calciatore inglese, dopo ogni partita vinta, sulla strada che lo riportava a casa, si fermava ad ogni semaforo, anche se fosse verde. Gennaro Gattuso alza la Coppa del Mondo insieme ai suoi compagni, perché secondo voi? Perché sono stati più forti? Sì, probabilmente sì, ma senza il rito che lo portava a sedersi sul water prima di ogni partita con un libro di Dostoevskij in mano leggendo qualche brano, probabilmente il quarto titolo mondiale in Italia non sarebbe arrivato mai. Ma c'è Roman Burki, un portiere del Borussia Dortmund di nazionalità svizzera, portiere anche della nazionale svizzera, che prima di ogni partita sottrae il pallone all'arbitro che lo ha portato in campo e al bambino che lo prende e lo accarezza con i guanti. Un rituale simile a quello dell'ex giocatore di San Antonio Basket, Tim Duncan, che ha iniziato ogni singola partita delle sue 19 stagioni NBA abbracciando la sfera come si coccola un neonato. Bobby Moore, capitano dell'Inghilterra del 66, voleva essere l'ultimo della squadra a indossare i pantaloncini e i suoi compagni raccontano questa scena francamente bruttina di Moore che passeggia nello spogliatoio della squadra con i pantaloncini in mano in attesa di vedere che tutti gli altri suoi compagni li abbiano già indossati. Poi ci sono gli allenatori. Pesaola non approcciava nessuna partita prima di aver ascoltato un disco specifico che andava di moda negli anni 50 e 60 e una volta fece 500 km per andare a recuperarlo perché lo aveva dimenticato prima di una trasferta. Giovanni Trapattoni diventò famoso durante i mondiali del 2002 per la bottiglietta dell'acqua santa portata in panchina. Valery Lobanovsky, leggendario tecnico della Dinamo Kiev e poi della nazionale ucraina, fu anche naturalmente un grande innovatore tattico, ma nella sua squadra non poteva mai mancare tra i convocati uno coi capelli rossi. Johan Cruyff aveva l'abitudine di schiaffeggiare nella pancia, di dare un pugno nella pancia al portiere Gert Balz quando giocava con l'Ajax e poi di sputare la cicca che masticava prima dell'inizio della gara nella metà campo avversario. Eusebio, il campione portoghese, giocava con una monetina nella scarpa. Inzaghi, Pippo, non sarebbe mai andato in campo se non avesse mangiato una scatola di biscotti Plasmon, lasciandone sempre due. Gary Lineker è un altro centravanti inglese che prima della partita non calciava mai verso la porta, ma qui lui aveva una teoria, perché lui era convinto che avesse in dote, in un certo periodo, un certo numero di gol già predeterminato e che quindi non li potesse sprecare facendo gol prima della gara nella porta vuota. Ma sembra insuperabile l'ex portiere scozzese Alan Rowe. Non mi radevo, leggo testualmente, prima delle partite mi appendevo i vestiti sempre a gancio numero 13, facevo rimbalzare il pallone contro il muro dello spogliatoio un preciso numero di volte, stando attento a non posizionarsi dalla parte sbagliata, sfortunata, che ritenevo tale del pavimento. Indossavo una vecchia maglia fortunata sotto quella di gioco e i miei calzini bianchi, che continuavo a indossare sotto anche quando la federazione impose il rosso. Una routine che comprendeva anche un cappello nero pieno di portafortuna da mettere dietro la rete. E dentro questo cappellino c'era una pallina da tennis, un portachiavi, un paio di biglie della bigiotteria. Continua Rogue, mi piaceva soffiarmi il naso e chiedere l'ora. Avevo sempre 7 cevi con me.
3 per ogni tempo e 1 per il recupero. Sì, ero piuttosto superstizioso, ammette. Karl-Heinz Rummenigge aveva mezza tazza di tè con 3 biscotti da prendere prima della gara, mentre Marco Tardelli entrò in campo nella finale dell'82 con un santino nel parastinco. Cristiano Ronaldo, d'altra parte, indossa sempre prima il calzino destro. Esteban Cambiasso, il Cuccio, alle riunioni tecniche era sempre uno degli ultimi ad arrivare, doveva prendere una sedia che si trovava davanti, dalle prime file, portarla dietro e sedersi lì. Quando c'era il riscaldamento prepartita, lui arrivava in campo con il pallone sotto braccio, lo piazzava nella mezzaluna della porta e lo tirava verso la porta vuota, così come Cambiasso, ma poi anche altri entrarono in campo facendo tre saltelli su un piede solo. Ma questa mania di entrare per ultimi in campo è una cosa che hanno in tanti. Qualche volta però è sfuggita di mano, come il caso di Kolo Touré, il fratello del più famoso Yaya Touré, che addirittura durante una partita di Champions Arsenal-Roma del 2009 praticamente costrinse la sua squadra, a iniziare il secondo tempo in 9, perché l'arbitro andò su tutte le furie e cominciò l'inizio della partita. Ma perché in 9? Perché il suo compagno, un compagno di squadra, il francese Gallas, aveva avuto un problema con gli scarpini, quindi era in ritardo realmente. E lui, dovendo entrare per ultimo, lo aspettò. E quindi l'Arsenal cominciò in 9 e i due entrarono soltanto a partita iniziata. Il portiere Reina ha la sua particolare convinzione che alle partite debba andare sempre con la macchina col pieno, cioè lui andava col pullman, però la macchina deve avere il serbatoio pieno. Ma nel basket qui si apre un mondo. LeBron James si mette del borotalco nelle mani per fare aderire il pallone una volta in partita, ma il borotalco avanzato viene poi lanciato in aria simpaticamente dal numero 23, creando una nuvola di polvere bianca. Ma Jason Terry, l'ex playmaker dei Mavericks, aveva un modo tutto suo per preparare la partita. La notte prima di ogni match Terry era solito dormire indossando i pantaloncini della squadra contro la quale lui avrebbe giocato l'indomani. Ma l'apoteosi la raggiungiamo nel tennis. E questa è una cosa che abbiamo visto tutti, perché Rafael Nadal ha un rito particolarissimo prima di battere. Nell'ordine, tutto con la mano destra, mentre con la sinistra fa rimbalzare la pallina. Smutandata e poi aggiustamento maglietta spalla sinistra, aggiustamento spalla destra, toccata di naso, toccata di orecchio sinistro, toccata di naso, toccata di orecchio destro e poi si batte. Ma Nadal è famoso anche per la sua ossessione per le bottigliette di plastica, una di acqua e una di integratori che sono lì posizionate a fianco alla sua sedia e che devono avere rigorosamente lo stesso livello e devono mantenere lo stesso livello. Se bevo tanto di acqua devo bere tanto di integratori. Il suo rivale Federer non è da meno, è fissato col numero 8 il giorno della sua nascita, l'8 agosto, e quindi il tennista svizzero porta in campo con sé sempre 8 racchette e durante il match beve da 8 bottiglie diverse. Lui non conferma di essere scaramantico, lo dice solo per sentirsi a più agio. Probabilmente invece ragione di essere scaramantico ne avrebbe avuta e ne ha avuta Alberto Ascari, uno dei più importanti piloti dell'automobilismo mondiale, che negli anni 50 morì. Ma lui aveva l'ossessione per il 26, non correva mai il 26, perché il 26 luglio del 25 suo padre perse la vita in un incidente. Il 26 luglio del 40 anche il suo amico Salvo Vailati perse la vita in macchina. Nel 55 però i suoi amici lo convincono a salire su una Ferrari a Monza per fare qualche giro di prova, non era una gara, si lascia convincere. È il 26 maggio del 55 e Alberto Ascari ci lascia le penne. E voi pensate che la scaramanzia non esiste? E allora che dobbiamo fare? Dovete far pressing, l'avversario non deve aver tempo di pensare. Tu non fai il fruttarolo? Allora domani mi porti il chilo di peperoncino. Per scaramanzia? No, per filarvelo al culo, almeno così correte. Andiamo su, forza!